Abbiamo aperto un nuovo pacco che ci è arrivato da Amazon. È un pacco che praticamente è di un prodotto anti-aging. Non so se ti serve, se vuoi te lo tiro e poi fai la recensione. Guarda, io avrei bisogno solamente di qualcosa che mi riattacchi qualche capello in più, che ne ho bisogno abbastanza. Oggi l'obiettivo è, come al solito, quello di aprire un pacco di una scarpa, secondo me molto innovativa. Devi, come al solito, dirmi di che marchio si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Stai attento perché il coniglio, come al solito, è dietro di te. Ma è incredibile sto coniglio. Avevo mal di testa, mi sta passando, sarà stato il caffè, Max. Può darsi, può darsi. Sei pronto che te la tiro? Aspetta che tiro via l'anti-aging, lo metto sulle tue Infinity React 2. Andrea, visto che mi dai corsi di basket, mi devi insegnare come ti devo lanciare il pacco. Devi tirare il piatto, già in quella posizione lì va di là e gira. L'importante è che non vada sul coniglio. Comunque te lo lancio, sei pronto? Vai, lancia. Sempre peggio stai dando, è già scassato. Abbiamo scassato la settimana scorsa. Sei pronto? Vai. Certo. Ma qui stai migliorando, eh? Comunque il mio cronometro funziona bene. Questo qua era facilissimo. Di che marchio stiamo parlando? Il colore l'hai visto della scatola? Sì, ho visto rosso, potrebbe essere una New Balance o una Puma. Porca Eva, pesa, eh. Quindi quanto pesa secondo te? Ah no, aspetta, potrebbe essere un Under Potrebbe essere un Under Armour, ma potrebbe anche non Armour. esserlo. Allora, la scarpa pesa sui 3 etti almeno. Sono d'accordo. Tua maglia strana, io guarda che volevo fare un po' di cheating, pensavo che fosse una Puma, ma mi sa che vado sull'Under Una delle due è corretta. Armour. No, allora non è. Guarda il battistrada, Andrea. No, sento il battistrada che è duro. Allora, il battistrada. Posso dirti una roba? Mi sta mandando un po' in confusione perché non riconosco le zigrinature della gomma, dell'intersuola. Mi sembra abbastanza duretta per, non, per essere una New Balance, sì, una Puma, ma è troppo morbida per essere un Under Armour. Quindi è una via di mezzo. Dalla tomaia così mi sembra più Under Armour. L'unica cosa, l'Under Armour non ha la scatola rossa. Ti Allora basta. sei perso questo dettaglio? Io che non me la ricordo neanche. Ma che colore ha l'Under Armour la Nera scatola? forse, Come se la nera e nera, sì. bianco. Puoi aprire gli occhi e guardare di che scatola si tratta. No, infatti questa qua è una scarpa da lento della Puma, no? Sai che Andrea arriva dai Coffee, Coffee tra l'altro che comunque nelle ultime settimane stanno arrivando, ma non in maniera copiosa. Vi ringraziamo sempre, poi se capita magari un caffè in più. A me si è rotta pure la macchinetta, quindi i prossimi Coffee li usiamo per la macchinetta del caffè, Max. Andrea, secondo te stesso numero o mezzo numero in più? Poi mi chiederai, ma che numero hai preso? No, ho già guardato il numero e direi stesso numero perché è il 9 americano, quindi la tua misura. Invece io ho bisogno del 9,5, me la sento giusta giusta, quindi sono sicuro che il 9,5 sarebbe quel comodo solito che prediligo io. Attenzione, ovviamente, che Puma sul numero europeo ha un'informazione diversa rispetto a quella degli altri marchi. Che Nike con Adidas è diversa. Soprattutto sul 27,5 che è il 9,5 americano, l'euro o anche gli UK cambio. Noi consigliamo sempre di guardare il numero americano sul quale fondamentalmente non c'è una grande differenza. Andrea, ti consiglio, provatele tutte e due, fai un giretto in giardino mentre suonano le campane, ci vediamo tra qualche minuto e ti chiedo le tre o quattro cose di questa scarpa. Sì, adesso anche perché devo sfruttare queste campane, non ho capito che campane sono, e vediamo un attimo. 3,5. Ok, ciao. Ciao, no, non sono quelle del 3,5 queste. Andrea, direi che comunque la tua corsetta in giardino con il mitico coniglio Bonnie è andata abbastanza bene. Cosa ne pensi di questa scarpa? Soprattutto cosa ne dici del peso? Come si chiama innanzitutto? Magni Fly Nitro. Tipo la Topo. Si chiama Magni Fly Nitro. Prima stavo dicendo, quando cercavo di capire che scarpa fosse, che no, mi sembrava troppo duretta rispetto al solito Nitro, che è la gomma dell'intersuola, il materiale dell'intersuola, e in effetti è un po' più duretto, quindi sarà quello meno premium.
ma credo che sia una scelta per avere una scarpa da lento abbastanza ammortizzata ma protettiva. Invece cosa ne dici del battistrada? Perché mi sembra comunque molto interessante. Sì, battistrada mi sembra bello intagliato, un po' duretto, ho paura che sul bagnato scivoli via un pochino come le Ghost. Sarebbe da provare, spero di non riuscire a provarlo nei prossimi 2 mesi con la pioggia, sinceramente. Ma te le porteresti domani alla gara delle 5 mulini? Per fare il riscaldamento assolutamente sì, per fare la gara assolutamente no. Già non sconsiglio di utilizzare le scarpe da trail, figurati usare una scarpa da lento con meno zigrinature. Invece cosa ne dici dell'intersuola, che è sempre nitro, secondo te come si adatta al podistamatore? Ti dico, detto sottovoce, mi sembra una grandissima scarpa da lento, bisogna testarla. Ti ripeto, non è il nitro che abbiamo visto sulle altre, che era davvero clamoroso, però mi sembra un ottimo compromesso per fare delle corse lente, quindi con una scarpa che ti sostiene bene, ti fa riposare e ti fa comunque correre decentemente rispetto alla velocità. Invece cosa ne dici della stabilità? Vediamo che ha una conchiglia nel posteriore molto interessante, di solito il nitro è un po' instabile, cosa ne dici? E ripeto, intanto non è il nitro che abbiamo visto sulle scarpe più leggere, ma guarda la scarpa in sé, praticamente questa tomaia è bella, bella dura, infatti avevo detto che sembrava più una tomaia da Under Armour, perché è un po' plasticosa, un po' tessuto, è bella gozza, c'è la linguetta che è super imbottita, guarda qua il tallone, è morbido perché è straimbottito, ma non si piega e non è dura, cioè non so come spiegarti, non è dura che si sente il plasticone dentro, ma è solidissima, quindi per di più c'è questa specie di linguettina di plastica che stanno inserendo tipo sull'Infinity Reato, un po' di scarpe ce l'hanno, che dà ancora più stabilità al tallone e a tutta la scarpa. Sarà contento il nostro amico professore d'inglese, che mi corregge sempre perché parlo troppo spesso in inglese. Comunque nei prossimi giorni faremo la recensione completa, ti auguro una buona gara, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima e speriamo per domani. Anche buona gara a te. Ciao. Sperando che lo monti stasera, perché se lo mandi in onda dopo ha senso buona gara per te domani, se no diventa un po' casino. Penso che sarà questo video pubblicato domani mattina ore 7, quindi va bene. Allora buona gara tra 2 ore, Max, non per domani. Ciao. Ciao.